Rose McGowan sostiene che Asia Argento e Anthony Bourdain avessero una relazione aperta, ma non è vero, solo che gli uomini morti non possono smentire e lei si è inventata tutto. Parole durissime quelle di Harvey Weinstein, che nella sua prima intervista mondiale rilasciata a The Spectator ha parlato delle due accusatrici, sostenendo la teoria secondo cui lo chef si sarebbe suicidato in seguito alle pubblicazioni delle foto che ritraevano la regista italiana in compagnia di un amico. «Sono nato povero, brutto, ebreo, ho dovuto lottare tutta la vita per arrivare da qualche parte», ha raccontato. «Nessuna ragazza mi guardava prima che diventassi un pezzo grosso di Hollywood». Nella prima stesura del testo, l'ex produttore hollywoodiano si sfoga confermando di aver offerto posti di lavoro in cambio di sesso nella sua carriera. Esattamente, testuali parole, come facevano e continuano a fare tutti, ancora oggi. «Ma non ho mai violentato una donna», avrebbe aggiunto Weinstein al giornalista dello Spectator, Taki Theodorakopoulos. Parole che però lo stesso Weinstein ha sentito il bisogno di rettificare tramite il suo legale 2 giorni più tardi. «Il mio assistito non ha mai rilasciato alcuna intervista, era una chiacchierata tra vecchi amici», ha commentato Ben Braffman. «Ero presente durante la conversazione, Harvey e Taki non hanno parlato del suo caso e non gliel'avrei nemmeno permesso. Hanno parlato invece di Hollywood e della cultura europea. Mr. Weinstein non ha mai detto di aver scambiato ruoli in film per favori sessuali, avete la mia parola». Nel frattempo, mentre il produttore si prepara a difendersi in aula dalle accuse di violenza sessuale, la Lantern Capital Partner ha ultimato l'acquisizione della Weinstein Company, che aveva ufficialmente dichiarato bancarotta e che da oggi non esiste più.